Buondì! Siamo di nuovo qui. Signore e signori, oggi vorremmo farvi vedere due cose inedite. Beh, due, perché un quadro di qua. Allora, la prima cosa è un ospite, che annuncerò a breve. Seconda cosa, adesso vogliamo farvi vedere un attimo la webcam, senza perdere tempo. Non so come cazzo farvela vedere, perché è allucinante, è una palla. No, aspetta, non so se si vede. È una palla. No. Vai a prendere uno specchio. Uno specchietto di sua sorella. Non so se vi si vede, una palla, forse si vede, si intravede, è una palla messa su, prendi uno specchio Mattia, non è un... vabbè, prendine uno a caso, basta che rifletta, cioè, vabbè, facciamo vedere la webcam qua, guardala qua, vabbè, guardate la webcam, cioè, è un occhio, sembra una tecnologia, cioè, aliena, no? Vabbè, aliena, vabbè, comunque, grazie per questo ammazzo, adesso cato mi ammazzo, aspetta. Va bene, spacchi lo specchio, se lo spacchi hai 40 anni di sfiga. Vabbè, comunque, allora adesso... Così è sicuro di arrivare almeno a 60 anni. Così è sicuro di arrivare a 60 anni. Ora, signore e signori... Ma chi ha parlato? Di chi era la voce? Chi ha parlato? Annuncia un ospite a noi, a noi caro, un medicoliere, che è un misto tra medico e giocoliere, perché fa un po' tutte e due. Signore e signori, il nostro medicoliere, Jacopo. Bravo. Paura, di aver annunciato uno delle messe. Pensavate che fosse una cagata come quella da Tom con Scream? Sistema su webcam, che non ci si vede. No, ci vediamo meglio. Anzi, mi togli anche i punti neri. Ti togli anche i punti neri. D'accordo, allora, oggi di che cosa vogliamo parlare? Non abbiamo trovato su di un argomento a voi caro, lo so. Molto caro. Abbiamo trovato su Facebook un gruppo sui titoli dei film porno più strani. Ma alza la voce, sennò... Sui titoli dei film porno più strani! Aspetta, signora Assunta è uscita di... Signora Assunta, non si preoccupi! No, perché appena sente film porno, lei giù la testa poi... Mi è duro il clitoride. È vero che è il vostro medico. Dunque, cominciamo a leggerne qualcuno per partire il nostro ospite. Ecco, premetto che non ne ho visto neanche uno. Io li ho visti tutti. Anzi, l'hai fatto tu il gruppo. Esatto. Io comincerai con il primo in ordine numerico. 007, i servizietti segreti. Cioè, allora, io voglio vedere la faccia di quest'uomo che inventa i titoli. Sarà tipo bavoso, viscido, con la pelata nell'immaginario. Fammi pensare alla gente cosa abbia. Ovviamente poi c'è... Cioè, omaggio a Jules Verne di 20.000 leghe sotto i mari. Qui è 20.000 seghe sotto i mari. Cioè, bellissimo. Ma poi mi dici che senso ha sotto i mari? Dopo 20.000 seghe ti diventa un membro viola. Prima di farti le 20.000 sott'acqua senza respirare. È un film, è un film per uomini molto soli. Esatto. Per i subsolitari. Per i palombari. Quattro matrimoni e un foro anale. Poi abbiamo al contadino non far sapere che sua moglie fa vedere le pere. Eiaculazione da Tiffany. Poi abbiamo culi infranti. Culi infranti, bellissimo. Se no ne possiamo avere anche cappuccetto rotto. Gli aristocazzi. Poi abbiamo... Beh, allora... È difficilissimo scappare da Alcatraz, infatti questo film si chiama Figa da Alcatraz. Figa da Alcatraz. Immagino la trama, deve essere proprio una cosa in più. Più grazie, adesso andiamo a Gay Watch. È un gruppo degli amanti della spiaggia, quindi delle strade. E vedi uno. Questo membro che compare dall'acqua. La conchiglia del Botticelli con la vela. Dai! Questo membro. Ha attaccato un uovo di tendenza, diciamo. Cosa abbiamo? Poi abbiamo l'artificio. Veramente, ma poi, cioè, ma come cazzo fai a pensare a un titolo? Cioè, sei... Ma poi, tra l'altro, le trame di questi film sono... Ma cosa trame? Scusa. Ma cioè, poi di una recitazione. No, beh, alcuni hanno le trame bellissime. Quelli di Salieri in costume negli anni tipo 30. Tutti quei pizzi, i merletti, quelle bretelle. Ma poi, cioè, hanno delle recitazioni meno 7. Tipo Biancaneve sotto i nani che fa... questo ce l'ha detto un nostro amico, non è che io l'ho visto. Adesso... Ah, io l'ho visto. Arriva Pinocchio e fa... ma che bel cazzo che hai, Pinocchio, cioè, ma allora... Oggi siamo volgari, non si ricordi. Chi troppo vuole nulla spinge. In figa per tre. Poi abbiamo
Questo è volgarissimo. I penetratori della sorca perduta. I penetratori della sorca perduta. Volgarissimo. E alle avventure di... Cioè, ma questi qua ci sono anche le soap opera. Vabbè, giovedì di Gnocca. Beauty Ghouls. Spero che non sia lungo come il telefilm, se no qua... Metrombolis. Metrombolis. Poi... Il silenzio degli impotenti, sì, sono argomenti gravi. Mettimelo qui, qua e qua. Ma dai. Cioè, ma no. I titoli devono essere molto bravi, anche quelli che scrivono i dialoghi, però, secondo me. Perché ci sono alcuni dialoghi, sono molto impegnati. Ho scoperto anche che esistono dei doppiatori per questi film. Sì! Che ci sono quelli che doppiano da cani, tipo che c'è la faccia di lui così, fai la faccia di lui ferma, e senti... Oh, oh, oh. Ah, ma se non sta parlando, ma che cosa? Oh. Oppure quelli proprio che sembrano Formula 1, c'è un film maschio, gira... sulla carta d'identità c'è scritto impiego doppiatore dei film porno. Cioè, io mi chiedo... Ma quello che ha fatto Ribombrosa? No. Era un doppio di film porno. No, l'altro, quello che faceva il cattivo, io adesso Ribombro non l'ho mai visto. Cioè, sapevo che fatto partire il cronometro? Sì, che lo farà. No, perché dite sono scemo. Sì. Ma tanto ce l'avremo qua il cronometro. Esatto. Perché aprire e chiudere la mano è un secondo, fisiologicamente. Quindi è vero, dice un medico, quindi sarà vero. Un secondo. Dunque. Cioè, quindi quando io devo contare faccio... E in questo modo hanno calcolato anche, diciamo, la somma di tutte le eiaculazioni maschili in una vita. Diciamo che tutto il periodo di godimento di un uomo in una vita è 45 minuti. Cioè tu in una vita in sostanza... Beh, dipende chi sei, perché... Certo, nel senso che Rocco si prende 45 minuti li ha fatti a 16 anni. E anch'io però non come li ha fatti lui. Esatto. Sono arrivato a 16 anni che... un polso distrutto. Diciamo, consumavo tubetti di Lasolin a quint'anni. Sì, adesso è una mano di legno. Esatto. Molto più comodo. Moglie e spermatozoi dei paesi tuoi. Scusate, il senso di Smilla per la fava. Ecco, questo c'è anche questo tocco così dell'agricoltura. Okay. Il senso di Smilla per la nera. Non c'è cosa più bella che scopasse la sorella. Questa a parte direttamente dalla Zimburtina. Da Zimburtina. Direttamente dal mondo Disney. Grazie Walter, mettimelo qui qua qua. Qui qua qua. Vabbè, scusa, avete presente il Siri? Comunque, ma sia... Cosa? Tano da morire. Ma mani da morire. Scusa, avete presente Uccelli di Rovo? Qui è Uccelli ne trovo. Ne trovo. Cioè. Vabbè, quello è vero, se ci fate caso, sì, per un maschio trovare una patata, fin da quando c'hai 14 anni, minchia te la devi sudare. Te la devi sudare. Invece una ragazza, da quando ne alcuni così, ha offerte di uccelli a destra e a manca. Allora, poi c'è Vaselina Connection, Vaselina. Il mio preferito. Per il nuovo trailer di... Vaselina con e comincia uno che fa beatbox. Esatto, dietro qui che si chiamano. Poi c'è una famiglia per pene. Oppure quello lì bellissimo. Unire l'utero al dilettevole. Bellissimo. Basta. È andato in un attacco. Poi c'è Zinna Bianca. Zinna Bianca e Zinna Bianca. Via col ventre. Via col ventre. Cioè, oppure c'è. Aspetta, un pomeriggio di un giorno del cazzo. Quando ci si annoia. Esatto. Comunque, a che minuti siamo arrivati questa tecnologia? Qua siamo a quasi 9 minuti. Adesso, beh, adesso salutiamo. Comunque nella prossima puntata parleremo non di... C'è... Cosa? Top Girl. E le sue... Non ce ne vogliate per la volgarità, perché non si può essere sempre perfetti. Vabbè, dai, cioè, nel senso, volete vedere qualcosa di... Volete ascoltare qualcosa di educato, mettete su Radio Maria, rompetevi le barre. Vabbè, comunque, la prossima volta saremo meno volgari più sì. Un saluto a tutti, ciao!